Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e in questo momento mi trovo nel Brunei. Visto che da piccolo ero appassionato di bancarelle, fiere e compagnia bella, questo brutto vizio mi è rimasto. Mi è rimasta la passione di andare a frugare, a vedere le bancarelle, quello che vendono in giro nei posti tipici. Allora quindi questo giro notturno, serale nel Brunei lo farò andando a visitare questo genere di posti molto caratteristici. Seguitemi. Ecco, qui abbiamo un inizio di bancarelle. Io vi porterò un po' in questo posto. Il vostro sguardo verrà appagato da quello che vedrete in diretta con me, in contemporanea. Ecco, qui abbiamo delle borse. Giriamo qui, questo qua abbiamo il reparto del cacciatore, ecco qui abbiamo zainetti, roba per andare nella foresta, ecco magliette per andare a caccia, gli scarponi che col caldo che fa qua, questi qui sono sicuramente idonei. Ecco il giro, contini, pupazzetti, borse, vestiario. Ecco, qui è la famosissima. È la palla pazza. Ecco, il giro va avanti. Qua abbiamo il reparto tecnologie, la videocamera, mura mura. Andiamo. Ecco il reparto giocattoli, vestitini. Ecco, bigiotteria, guarda, ecco qua, anche nel Borneo va moltissimo il tigrato, come in Lettonia, Russia. E qui abbiamo dei vestiti dei colori più classici, ecco, qui sono i colori del posto. Reparto occhiali e altre cose varie. Ecco, se vi serve un portachiave. Ecco, io passo il tempo qui a passeggiare in questo posto e rievoco i bei tempi dell'infanzia, quando c'erano le bancarelle, le feste. Ecco, questo qua è il reparto copricapo sullo stile musulmano. Questo qua, perché questo qui è un paese islamico e quindi c'è la tradizione, c'è una bellissima tradizione, molto bella. Guardate qua, abbiamo dei vestiti, qui su abbiamo anche un po' di cose. E qua stanno, cioè salutiamo, ci hanno fatto anche il saluto. Andiamo avanti, visitiamo il posto. Ecco, qua abbiamo altre cose interessanti. Ecco, questo chiaramente per essere sicuri, perché potrebbe comunque esserci un attacco chimico da parte di qualche paese, di qualche tribù che vive nella foresta, di qualche paese ribelle, quindi è meglio munirsi anche di questo genere di oggetti. E qui abbiamo il reparto magliette spettacolari. Quasi sicuramente me ne compro, ormai ho talmente tante magliette. Non ce la faccio più a proseguire il viaggio perché mi porto dietro 200 kg in magliettine che non indosso mai, le tengo solo come souvenir. Ecco, qui abbiamo il reparto occidentalizzazione del posto. Abbiamo Batman e lo Spider, due personaggi inventati con le sembianze occidentali e che siamo riusciti a inculcare anche ai popoli delle foreste, il potere della globalizzazione. Ecco, andiamo avanti, qui ci troviamo. Ecco, comparati a loro, noi siamo dei giganti, abbiamo un rispetto per questo fattore grandezza che voi neanche vi immaginate. Ecco qui abbiamo sempre vestitini, ecco, ma sembra di essere in quelle bancarelle che si vedono al mare. Ecco, il posto è molto interessante. Ecco, qui dentro abbiamo anche il reparto
super saldi, qui dentro viene tutto a metà prezzo. Ecco, hanno qui delle, per forza viene tutto a metà prezzo, hanno in vendita, adesso vi farò vedere, hanno in vendita delle felpe invernali, dei felponi, in un posto dove la temperatura minima è 25 gradi, proprio il giorno che fa più freddo all'anno, di notte, è 25 gradi. Qui hanno delle felponi invernali. E il giro continua, ecco qua abbiamo la solita loro architettura arabeggiante del posto, che è molto bella. E questo viaggio in mezzo alle bancarelle potrebbe durare anche delle ore, soprattutto per uno come me che gli piace vedere le cose, toccarle, girarle, trattare il prezzo. Cioè alla fine uno compra non perché gli interessa la cosa, per il gusto di contrattare il prezzo, per vedere, è la lotta psicologica. E in quella occasione lì, quando tratti il prezzo per comprare qualcosa, viene, si risveglia l'istinto animalesco, è come mangiare la carne cruda in quel momento lì. Scatta quel qualche cosa nel cervello, quell'istinto animalesco, ed il bello, la goduria non è comprare l'oggetto che non ce ne fa niente, già lo sai che non ce ne fa niente. Il bello è trattare il prezzo, è la lotta, la sfida psicologica, è osservare il venditore negli occhi e capire fino a quanto può arrivare, e maltrattandolo, trattandogli il prezzo. Poi alla fine fai sempre un favore a lui, perché molto probabilmente tu non avresti comprato niente perché non ti serve, però glielo compri, lui ci guadagnerà anche poco, però nel frattempo il tuo servizio l'hai fatto. Ecco, qui abbiamo il reparto giocattoli, ecco questo qua è un reparto, non so qui se la prendono a male le donne a filmare, per cui cerco anche di un po' di riservatezza. Sono paesi integralisti islamici, cerchiamo di non invadere troppo. Ecco. Qui abbiamo il reparto per i bambini. Ok ragazzi, questo breve giro panoramico serale finisce qua. Ecco, guardate qua che bella, una lavagnetta retro illuminata che cambia colore. Ecco, una cosa interessante, abbiamo visto. Quello lì è l'uomo, quello uscito fuori dallo Star Wars. Ok ragazzi, alla prossima. Sì.